scoli quadrati, scoli tondi, scoli rettangolari, cappuccio incorporato, scollo a polo. Come si fanno a fare tutti quanti questi tipi diversi di scollo lavorando con la tecnica top down? Io sono Sofia e oggi sono qui proprio per spiegarti come si impostano gli scolli nelle maglie top down, la tecnica che c'è dietro ogni costruzione di questi diversi tipi di scolli top down. Il mio metodo è molto semplice, non prevede ferri accorciati nella parte dietro dello scollo, ma invece si concentra tutto quanto sulla creazione di maglie in più nella parte davanti dello scollo. Ma adesso mi raccomando un bel like sulla fiducia, perché sono sicura che questo video ti piacerà. Iscriviti al canale se non ti vuoi perdere nessuno dei miei nuovi video e, come dico sempre, mettiamoci al lavoro! Partiamo dalle basi. La lavorazione top down divide il lavoro in quattro parti e abbiamo il davanti, le due maniche e il dietro. Il dietro, il davanti, una manica e una seconda manica. Quindi quando noi montiamo le maglie sul ferro per la lavorazione top down, sul nostro ferro abbiamo già le maglie per fare tutte quante queste quattro parti. Ma nel caso noi vogliamo fare uno scollo a V, come questo di questo golfino qui, quello che dovrò fare io è montare tutte le maglie tranne che le maglie del davanti. Quindi per calcolare quante maglie montare devo vedere quanto è larga la mia parte dietro, ok, del golfino, montare questo numero di maglie più un terzo di queste maglie per una manica, un terzo di queste maglie per la seconda manica e basta. Dopodiché inizierò a lavorare gli aumenti. Ora proprio basta non è vero, qui avrò una maglia da un lato e una maglia da quell'altro. E in questo punto inizierò a fare gli aumenti. Quindi l'aumento si fa con una maglia in più qui, una maglia in più qui, ai lati del nostro raglan. Quindi ogni ferro io farò 8 aumenti, il ferro degli aumenti, il ferro di ritorno senza aumenti, nessun aumento. Nel ferro degli aumenti ogni volta farò 8 aumenti, questo è un normale top down. E infatti ce n'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ma come faccio io a fare venire il golf a V? Ottima domanda! Per fare lo scollo a V devo aumentare anche una maglia ai lati qui, quindi all'inizio e alla fine del ferro. Ogni ferro, se voglio avere per esempio uno scollo molto molto stretto, quindi una V stretta stretta stretta, posso aumentare una maglia ogni due ferri se voglio avere un collo a V normale come questo, e posso aumentare per esempio una maglia all'inizio e alla fine del ferro ogni quattro ferri se voglio avere uno scollo a V più profondo. Quindi quanto più lo scollo a V lo vogliamo avere aperto e profondo, tanti più ferri ci saranno tra gli aumenti che facciamo di maglie montate nuove all'inizio e alla fine del ferro, e sono queste qui. Quando montiamo tutte quante queste maglie qui, praticamente ci si creerà lo scollo a V. Una domanda che potrebbe essere posta adesso è: quando smetto di fare tutti questi aumenti di maglie nuove all'inizio e alla fine del ferro? Ottima domanda anche questa. Smetterò di fare tutti questi aumenti qui all'inizio e alla fine del ferro continuando sempre con quelli del raglan. Quelli del raglan 8 ogni ferro vado avanti nella comunque, quindi ne farò 10 di aumenti quando ho il ferro dove faccio anche gli aumenti dello scollo a V. Mi fermerò quando la somma
delle maglie dei due davanti, che per ora ancora il golfino la posso lavorare con i ferri diritti, è aperto. Quindi quando la somma dei due davanti è uguale alla somma di tutte le maglie che ho nel dietro, a quel punto inizio a lavorare in tondo. Facciamo un esempio, sto lavorando e il mio dietro ha 40 maglie. Nel momento i miei due davanti sono iniziati con una maglia, ok? Perché avevamo soltanto una maglia per poter fare gli aumenti del raglan. Dopo ho fatto tutti gli aumenti, ogni ferro, ogni due ferri, ogni quanti ferri volevo, e arrivo che i miei due davanti hanno 20 maglie e 20 maglie, a questo punto inizio a lavorare in tondo, perché il numero di maglie che ho nel dietro è lo stesso della somma dei due davanti. Lo stesso principio lo sfruttiamo anche se il collo è tondo. Quindi quando è che finiamo di fare gli aumenti per fare lo scolo tondo e iniziamo a lavorare tutto quanto in giro? Nel momento in cui le maglie dei due davanti sono lo stesso numero delle maglie del dietro. Ma la cosa diversa che ho quando faccio uno scolo tondo è che non aumento all'inizio e alla fine del ferro di una maglia per volta, ma di aumento di un gruppettino di maglie. Andiamo un pochino a fare la matematica e le proporzioni di questo. Il principio base è sempre lo stesso. Inizio montando tutte le maglie delle maniche, tutte le maglie del dietro e soltanto una maglia per ogni davanti, in modo che ho il raglan per poter fare gli aumenti normali top down. Ma rispetto allo scollo a V, dove all'inizio e alla fine del ferro aumentavo una maglia per volta per fare l'effetto a V, in questo caso dovrò aumentare a gruppettini di maglie. Ed è un po' la cosa contraria che facciamo quando si chiude uno scollo nella lavorazione normale con i ferri diritti partendo dal basso. Quindi io avrò per esempio più 2, più 2, più 2, più 2, più 4, più 4 e poi un numero di maglie maggiori da avviare qui nel mezzo per fare la parte, quella che è un pochino più pari dello scollo tondo. Questo numero di maglie che devo avviare qui nel mezzo, qui per esempio ho fatto più 2, più 2, più 4 e poi ne ho avviate un pezzettino tutto quanto insieme. Quante maglie avviare nel pezzettino tutto quanto insieme? È il numero di maglie che ci serve per fare in modo che la somma dei due davanti sia lo stesso numero di maglie che abbiamo in quel momento nel nostro dietro. Quindi basta guardare quante maglie ho dietro in quel momento. Ne ho 40. Quante maglie ho sul mio davanti in quel momento? Facciamo finta che ho fatto questo progetto qui. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ce ne ho 16. Quindi per arrivare a 40 ne devo montare 24. Una volta che ho montato queste 24 maglie, ho lo stesso numero di maglie tra il davanti e il dietro in quel momento e posso continuare a lavorare in tondo. Questi tipi di scollo, come faccio io, riprendo poi le maglie per fare il bordo carino. Quindi diciamo anche qui con il giallo ho ripreso poi tutte le maglie intorno, ho fatto il bordo carino. Vediamo un attimino come si fa a fare la lavorazione dello scollo quadrato, come per esempio ho fatto qui. Con un bello scollo quadrato ripreso poi con le maglie tutte quante intorno, che fa questo effetto sciallato molto 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 bello. Per lo scollo quadrato ho iniziato nella stessa maniera, ho montato le maglie della manica, le maglie del dietro e le maglie dell'altra manica, più anche una maglia per ogni due davanti, che è questa qui, tutta la manica, tutto il dietro, tutta la manica e una maglia per anche l'altro davanti. Quello che farò adesso per avere lo scollo quadrato, io vado avanti con i miei 8 aumenti di raglan normale. Non aumenterò nessuna maglia all'inizio e alla fine del ferro e automaticamente questo pezzo qui, si vede, mi andrà avanti lavorato diritto verticale. Quando è che comincerò a lavorare di nuovo in tondo?
Nel momento in cui il mio scollo è lungo abbastanza, che mi piace, voglio avere il mio scollo quadrato che arriva fin qui, voglio avere il mio scollo quadrato che mi arriva fino a qui. Quando decido che la lunghezza, l'apertura del mio scollo quadrato per verticale è quella che mi piace, io conto quante maglie ho sul dietro in quel momento, conto quante maglie ho sui miei due davanti in quel momento. Ovviamente ho delle maglie sul davanti perché il raglan ho sempre fatto gli aumenti, soltanto che sono andata giù in verticale come linea diritta. Quindi conto quante maglie ho sul dietro, conto quante maglie ho sui due davanti e qui in mezzo devo montare il numero di maglie che mi serve per avere sul due davanti e sul dietro lo stesso numero di maglie. Quindi facciamo sempre il nostro esempio. Sul mio dietro in questo momento, ok, prendiamo il blu. Sul mio dietro in questo momento ho sempre le mie 40 maglie. Ho fatto 10 aumenti con il mio raglan, per cui sono arrivata ad avere 10 maglie qui e 10 maglie qui, perché ho aumentato 10 volte, quindi ho 10 maglie e 10 maglie sui miei davanti. Quindi per arrivare ai 40 maglie che in questo momento ho sui miei ferri dietro, vuol dire che devo montare a nuovo 20 maglie e poi unire la lavorazione in tondo. E infatti si vede esattamente, qui sono andata giù per verticale qui, sono andata giù per verticale qua e poi ho montato a nuovo tutte quante queste maglie qui per iniziare a lavorare in tondo. Dopodiché in questo lavoro ho ripreso le maglie per lo scollo e l'ho fatto così, bello sciallato. Ma adesso andiamo al quarto tipo di lavorazione che possiamo fare sempre con lo scollo in questa maniera, ed è con lo scollo così, a bolerino. Come faccio a fare l'effetto a bolerino? Ora te lo spiego. Ma come faccio ad avere invece questo effetto che lo scollo non va giù diritto quadrato a partire da qui? Ma ho lo scollo che si apre, anzi, bene, per fare questo, nel momento in cui inizio a montare maglie facendo gli aumenti del raglan, dovrò iniziare anche a diminuire. Quello che faccio, lavoro due maglie insieme, vicino al bordo, e automaticamente faccio gli 8 aumenti del raglan, più lavoro due maglie insieme all'inizio e alla fine del ferro, e mi verrà l'apertura a bolerino. Poi ovviamente la discussione si fa amplissima se cominciamo a capire che tipo di bordo fare, se voglio fare un bordo che lo riprendo successivamente, se voglio fare un bordo lavorato già all'interno del mio bolerino come ho fatto qui, ma questo video serve per capire la teoria che c'è dietro alla costruzione dei vari tipi di scollo, poi ognuno se lo può adattare al suo modello. Adesso andiamo avanti con il quinto tipo, che è lo scollo a polo, come questo qui. Per fare il colletto dello scollo così come polo, ho avviato tutto il numero di maglie che mi servono per fare il davanti, le maniche, manica dietro manica e l'altra metà del davanti, meno un pezzettino che mi servirà per fare l'apertura. Le ho montate tutte, le lavoro senza nessun aumento per un pezzetto, lungo abbastanza che poi il mio colletto si rigiri. Posso voler avere un collettone gigante, faccio un pezzettone alto alto, voglio avere un collettino che si gira piccolino piccolino, faccio un pezzettino piccolino. Dopo aver fatto il colletto dell'altezza desiderata, a quel punto inizio la lavorazione dei raglan e monterò a nuovo il numero di maglie che mi servono sui vari due davanti per poter fare questo pezzettino dove poi farò asole e bottoncini. La lavorazione simile a questa del colletto è quella che faccio quando faccio un top down che ha già il cappuccio incorporato. Praticamente si fa la stessa cosa del colletto, identica, soltanto che invece di fare soltanto un pezzettino, il pezzettone deve essere lungo abbastanza che ci sta almeno la testa dentro, dopodiché inizio a fare la lavorazione del raglan come un golf normale. E per ultima cosa chiudo a metà le maglie
dello scollo del collettone e le chiudo e le cucio insieme. Ed ecco qua, è semplicissimo, il cappuccio è già fatto. Spero che questa prima infarinatura ti sia stata di aiuto. Se hai bisogno di approfondire alcune di queste tematiche, ne possiamo parlare sul gruppo Facebook Maglia con Sofia, oppure durante le nostre live, mi puoi scrivere anche nei commenti. Ognuno di questi modelli che ho fatto vedere, se non è ancora tra i video sul canale YouTube, è già sul mio blog, che si chiama ilmondodisofiablog.com, dove trovi la spiegazione scritta di tutti questi modelli che ho fatto vedere e che li avevo fatti per i miei bambini quando erano piccolini. Sulle varie maniere poi di riprendere gli scolli a V per farli accavallati, uniti o sciallato o in tutte quante le altre maniere faremo un nuovo video. Grazie per essere stato e per essere stata qui con me. Spero che questo video ti sia stato di aiuto e che il mondo dei vari tipi diversi di collo da fare top down sia un pochino più chiaro adesso. Ciao ciao! Per imparare a fare le proporzioni, il video giusto è questo qua su. Per imparare a fare i calcoli del top down per adattare le taglie, il video giusto è questo qua su. Per imparare a fare la chiusura col lago, il video giusto è questo qua giù. E per imparare a riprendere le maglie dello scollo, il video giusto è questo qua giù. Ciao ciao dalla tua Sofia e dalla tua Vivi!